L'anno che è arrivato a Francavilla al Mare è un anno assai speciale. Non sarà magari tre volte Natale e festa tutto l'anno, ma quasi. Per cominciare, il sindaco Luisa Russo mette sul tavolo qualcosa come 15 milioni di euro. Cominciamo col dire che questo sarà l'anno in cui metteremo sul territorio 15 milioni di euro tra opere e servizi. Quindi il numero è questo, tutto ciò grazie al grande lavoro fatto l'anno scorso di organizzazione, programmazione e progettazione. Siamo in un momento straordinario di capacità di reperire risorse grazie anche al PNRR e gli uffici, tutta la mia squadra, assessori, consiglieri, insieme a me sono riusciti a conseguire questi finanziamenti. Adesso sono partite le gare e le procedure per l'affidamento dei lavori, questo sarà veramente l'anno della cantierabilità. Mi sento di poter dire, dopo aver risolto anche delle difficoltà del sistema del bilancio finanziario che c'erano arrivate subito dopo il mio insediamento, per la quale la Corte dei Conti ci aveva chiesto di adottare misure correttive, per le quali abbiamo ora ricevuto il plauso della Corte dei Conti perché abbiamo proprio invertito la tendenza. E c'è la rigenerazione urbana con una serie di interventi. Gli interventi di rigenerazione urbana riguarderanno prevalentemente la parte del centro, quindi riguarderanno la sistemazione del porto, della zona a terra del porto, di Viale Kennedy, di Via Colombo, del pontile, di Piazza Sirena che verrà interamente riqualificata, del portale del Palazzo Sirena che andava fatto, Piazza Modesto della Porta e Piazza 4 Novembre. Introdurremo in molti punti del verde che verrà poi, quindi avrà bisogno di grande manutenzione ed è un punto sul quale voglio lavorare. Proprio per questo, nell'affidare l'incarico per la nuova variante al piano regolatore generale, abbiamo dato incarico anche per per il sistema dei parchi e per il sistema della viabilità ciclabile. Ma non basta, c'è un'ampia zona verde al centro della città che il comune sta acquisendo. Abbiamo avviato le procedure per acquisire finalmente i giardini mezzanotte, che sono i giardini centrali della città, e mi sento di poter dire che a breve potremo diventare proprietari di quest'area a cui tanti sindaci hanno ambito. Forse è la volta buona che finalmente diventeranno comunali.